respira da dentro fuori la partita delle partite, la gara più importante della stagione, la possiamo chiamare come vogliamo, in mille modi questa sfida, ma non serve a molto. All'Enelasp servono i tre punti di oggi contro la diretta concorrente per la salvezza, l'Oristano. Benvenuti a tutti da Antonio Bandino, dal Palasport di via Barbaranelli, dove sta per andare in scena la quart'ultima giornata del campionato di Serie B2. Riceve bene la formazione Civitavecchiese, poi attacca anche molto bene con Luis Beltrán. Ecco Stefanini, Bacci e poi Maldera dall'accentro. Ancora Priolisi che va a difendere su Beltrán. Serafino l'appoggia. Si salva il numero 5 Cusinu, facile per Di Stefano, Bacci all'indietro da Stefanini, muro, è fuori. Giolo, dalla centro. Palla sul muro. È buona, giocabile, Bacci, ci arriva in bagger. L'attacco di Di Stefano che non può forzare l'attacco. Eccolo qua il muro dell'ASP. È un'ottima battuta di Serafino. La palla però è giocabile, ha sfiorato solamente il soffitto del Palasport. Priolisi all'indietro, Stefanini, il pallonetto del capitano. Il pallonetto del capitano. Recupera in qualche modo l'Oristano, la palla però è giocabile per l'Enelasp con Bacci che va da Di Stefano. Va da Di Stefano. Che cosa schiaccia Di Stefano? Bacci va a cercare il numero 11 Serafino, in qualche modo si salva la formazione sarda, ci arriva ancora incredibilmente la formazione sarda, il tocco di seconda di Joel Bacci. Va Serafino, la fucilata la tiene in qualche modo Cusinu, il punto non è, sbaglia e la numero 1 Giolo, e allora è l'appunto della vittoria dell'Enelasp.